Eva, ha intervistato una persona molto interessante questa settimana. Chi Oh, è? sì, ho parlato con Thomas Pueyo Duilio, che è un ingegnere specializzato a Stanford e che ha aggregato e rielaborato tutti i dati disponibili sulla pandemia da coronavirus. Due suoi articoli che sono stati pubblicati sulla piattaforma Medium hanno avuto una condivisione di oltre 50 milioni di lettori, stati tradotti in 30 lingue. Perché? Perché hanno anticipato con una precisione impressionante la modalità di diffusione della pandemia. E quindi noi l'abbiamo raggiunto, l'abbiamo chiesto ovviamente di farci delle previsioni a questo punto sull'Italia Sentiamoli. e sull'America. L'Italia ha agito tardi, ma in modo corretto. I numeri ci dicono che con 5-6 settimane di lockdown la situazione dovrebbe tornare sotto controllo. Ma a quel punto la domanda sarà: l'Italia è in grado di riaprire le sue attività economiche? Il vostro paese effettua ancora troppi pochi tamponi e non c'è controllo sufficiente dei positivi. Nel breve periodo non sono molto ottimista. D'altronde la lezione di Denver del 1919 è ancora più che valida. Lì riaprirono la città troppo presto e senza monitorare i contagi a dovere e la febbre spagnola li travolse. Pueyo ha un'idea molto chiara anche in merito al rapporto costi-benefici sul piano economico e lancia un monito al nostro paese. Questa è una guerra. Il fatto che il nemico sia un virus non cambia niente. Se migliaia e migliaia di italiani fossero uccisi da un esercito straniero, cosa fareste? Lasciando la pandemia correre, avreste centinaia di migliaia di morti, il collasso del sistema sanitario e in più nessuno vorrebbe uscire di casa perché il virus sarebbe arrivato ovunque. Cosa resterebbe a quel punto del tessuto economico? Ma le parole più dure Pueyo le riserva al presidente americano che ha annunciato di voler riaprire l'America entro Pasqua. Trump passa da un estremo all'altro, ma purtroppo la realtà gli esploderà in faccia. Stiamo galoppando verso numeri che ci rendono il paese con più contagi al mondo, ma la risposta per ora è totalmente frammentata. Gli stati si fanno la guerra per le mascherine e i ventilatori e non c'è un vero coordinamento federale. Arriveremo presto a centinaia di migliaia di contagi, altro che riapertura tra 2 settimane. Voglio proprio vedere gli Stati Uniti che riaprono le frontiere con i morti accumulati negli angoli. Prevedo almeno un anno di stop ai voli internazionali. Thomas Pueyo conosce bene l'Italia, così, prima di congedarci, ci tiene a darci un incoraggiamento. Si può vedere la luce alla fine del tunnel. In bocca al lupo.